Buonasera a tutti, iniziamo questo concerto in maniera cronologica partendo da lontano e con il gruppo vocale Rovenzio Canto che presenterà quattro brani dell'epoca medievale, sono due laudi tratti dall'altare di Cortona, Ave Regina Gloriosa e Madonna Santa Maria, dopodiché avremo un troppo dell'Agnus Dei della messa numero 8 e con la trovata patrimonica 12 e un motivo maledetto tratti nel codice di Las Vegas, un codice anche questo poeco con la barca di Cortona, e praticamente così mettiamo a confronto la monodia umbra toscana con parte diciamo di polifonia che si rifà anche alla scuola francese, la scuola di Notre Dame, con strutture polifoniche in tempo diciamo ternario, con il 3 praticamente che era il singolo diciamo perfetto, lo metteremo, e con l'interpolazione anche del canto gregoriano. Alla fine, come il quinto brano, qualcosa di diverso, ovviamente vedremo invece un mosaico continuo in prima assoluta di Enrico di Roma. Buon ascolto.
Ora facciamo un passo avanti, dopo diciamo, buona parte dedicata al Medioevo, adesso iniziamo con il Rinascimento, i filalmi, il brano rinascimentale. Thomas Mallis, e poi eseguiremo il Vaterkonzert, un padre nostro in tedesco, dopodiché avremo la cantiga Santa Maria Strelatia, e la cantiga è medievale, però questa è una canzone di Friedrich Monpol, e continueremo con Santos di Jan Santos. Sì, Santo Stefano. E poi abbiamo il ancora, infatti non è fatto apposta, però un altro brano di Enrico Romano, mi ero un madrigale quando nel Lumbra, in realtà mi ha pagato per queste cose. Ecco, il gruppo vocale Triconus fa parte della stessa associazione della Luce Incanto, vedete alcuni sono le stesse parti, praticamente è un acquisto del gruppo. Thank you.
Thank you.
Ed ora è la seconda parte, che sarà la corale Porciuncola e il Laudesio di Spoleti, di Spoleto, due cori diretti dal maestro Matteo Ferraldeschi, padre Matteo Ferraldeschi dei Frati Minori, all'organo Angelo Silvio Rosati. Proprio in ottemperanza all'enorme Covid, essendo un coro un pochino più numeroso, bisogna di più spazio, per cui canteranno dietro l'altare. Ci sarà modo di apprezzarli e di conoscerli quando saluteranno tutto il pubblico. A tutti buon ascolto. Noi presentiamo un programma tipicamente francescano e anche noi con il maestro Gradicchia partiamo un po' da lontano, e per quanto riguarda i testi ci rimaniamo anche, restiamo ancorati alla liturgia di San Francesco, ai testi di San Francesco di ispirazione francescana.
apriamo con due laudi nel laudario di Cortona nel XIII secolo, che già testimonia appunto due canti in onore di San Francesco. Laudar Volio per amore lo primer frate minore lo presentiamo in una trascrizione alla quale siamo piuttosto legati, essendo uno dei primi brani studiati appunto negli anni 70, nella trascrizione di Ferdinando Liuzzi. E invece sia laudato San Francesco, presentiamo una versione più moderna, una versione già polifonica del maestro Italo Bianchi, docente di armonia, contrappunto e fuga presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra. Eseguiremo poi del maestro Domenico Bartolucci due brani del Transito di San Francesco. Sono brani legati ad una grande liturgia, le grandi liturgie che si svolgono in Assisi in occasione della festa appunto di San Francesco. Questi brani sono stati pensati e composti per la Basilica di Santa Maria degli Angeli. O Santissima Anima e Franciscus Pauper et Humilis. Sono testi, sono brani che cantano la gloria di San Francesco, che dalla terra viene assunto, viene portato in cielo, colto dai beati, dai cherubini, dai serafini, fin dalla Trinità gloriosa che lo implora al suo passaggio di restare nel seno della Trinità. E Bartolucci, come anche gli altri autori che presentiamo, ha saputo veramente realizzare un mirabile connubio tra testo e musica, evidentemente, ma anche ha saputo commentare veramente bene il momento celebrativo, il momento in cui appunto queste antifone vengono cantate, vengono usate nell'atto celebrativo, nella liturgia. Di Valentino Miserax Grau, già presente nel Pontificio Istituto di Musica Sacra, direttore di coro, compositore, organista e maestro di cappella Santa Maria Maggiore, eseguiamo una preghiera semplice attribuita a San Francesco. Il testo è di ignoto, verosimilmente del secolo XIX, erroneamente attribuito a San Francesco un tempo, ma sicuramente secondo lo spirito francescano, secondo il suo cuore: «O Signore, fa di me uno strumento della tua pace». E fu commissionato da noi frati minori, al maestro Miserax, per la venuta di Benedetto XVI in Assisi nel 2011 per la seconda volta. E in origine il brano originario fu composto, fu richiesto con ritornello popolare che è stato così conservato e strofe a quattro voci minili che vennero cantate da noi frati minori della Porziuncola. Il brano ci piacque così tanto che poi chiedemmo al maestro di farne una versione anche per coro vociniste, conservando il ritornello appunto all'unisono, anche per una partecipazione eventualmente popolare di un gruppo più ampio. E concludiamo con un brano ancora del maestro Italo Bianchi, Le Lodi di Dio Altissimo, un testo squisitamente francescano, che praticamente si rifà all'esperienza di Francesco negli ultimi anni della vita, un momento di grande prova, un momento in cui pensava di aver perduto, ecco, il senso, di aver perduto il suo Dio, di aver perduto, diremmo noi, la bussola. E sul monte dell'Averna, dopo aver trascorso vari giorni in un tormento spirituale piuttosto grande, l'oggetto appunto del suo desiderio, il Signore, Dio l'Onnipotente, si tornò a farsi sentire con i segni della passione del Cristo, imprimendo appunto nel suo corpo le stimmate. E l'animo di Francesco, per il ritrovato amore, proruppe in un canto di esultanza che possiamo assimilare un po' all'esultanza della Vergine Maria che canta le meraviglie del Signore. E così Francesco, verso la fine della vita, pur piegato nel corpo, canta appunto al Dio Altissimo, al Dio Grande, Onnipotente, il Sommo Re, la Quiete, il Refrigerio, l'Altissimo, a Lui lode e onore nei secoli. Questo è il programma che presentiamo stasera, un programma esclusivamente francescano, e vi auguriamo buon ascolto. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ringraziamo quindi i cori che hanno preso parte a questo concerto e ora ci regalano ancora un momento proprio di pura gioia nello spirito. Vogliono eseguire, e senz'altro lo faranno benissimo, il Cantico delle Creature di San Francesco con la musica di Padre Domenico Stella. Canteranno i cori riuniti, quindi il coro del maestro i cori del maestro Radicchia e il coro dell'Odesi di Spoleto e della corale Porziuncola di Santa Maria, diretti dal maestro Matteo Ferraldeschi.